Ho iniziato a piangere la morte di mio padre con lui accanto, mentre vegliavamo la salma di Falcone, nella camera ardente allestita all'interno del Palazzo di Giustizia. Non potrò mai dimenticare che quel giorno piangevo la scomparsa di un collega ed amico fraterno di mio padre, ma in realtà è come se con largo anticipo stessi già piangendo la sua. Questo è il porto. E io quando venivo a Palermo, quando ero via, c'era ancora viva mia mamma, io spesso venivo con la nave perché scendevo con la macchina e quando arrivavo con la nave cominciavo a guardare perché immancabilmente trovavo che mi veniva a prendere mia mamma insieme con mio fratello. Che venivano sempre insieme.
Paolo è nato lì sopra, qui sotto c'era la mia farmacia, che era una delle farmacie, delle due farmacie di Palermo che faceva il servizio notturno. Ce n'era questa e un'altra a Piazza Bologna. E mio padre praticamente viveva in farmacia, dormiva in farmacia, stava sempre lì, perché era, adesso ci sono le farmacie che fanno il servizio notturno, allora c'era la farmacia che faceva il servizio notturno, era quella e basta. Io ho le fotografie di quando ero ragazzino e andavo a scuola qui. Buona parte di quelli che abitavano qua sarà stata gente che poi Paolo l'ha processato come mafiosi. Qui era il quartiere di Spadaro, che allora era il contrabbandiere, praticamente gestiva tutto il contrabbando di sigarette in tutta Palermo, in tutta la Sicilia, che poi passò alla droga, e con cui mio fratello ovviamente ebbe a che fare nel corso della sua professione. E qui abitava alla Magione, abitava anche Giovanni Falcone, che abitava da quelle parti lì, sia Tommaso Buscetta, anche entrambi venivano qui dalla Magione. Io ho avuto la fortuna da ragazzo di conoscere, di essere amico d'infanzia del collega Falcone, col quale abitavamo a pochi passi di distanza, avevamo le stesse amicizie e frequentavamo le stesse persone. Io l'ho avuto raccontato il rapporto tra Paolo e Borsellino e Giovanni Falcone, dalla signora Agnese Borsellino, da Lucia, da Manfredi e da Fiammetta, che hanno vissuto questo rapporto. Era un rapporto di grande amicizia, di grande complicità, di grande stima reciproca, e come, non so, come si usa fare tra campioni di calcio, no? Il vero campione di calcio è quello che mette in condizione l'altro di fare il gol. Ecco, fra i due c'era questa complicità, entrambi si riconoscevano delle qualità e si completavano fra di loro. I momenti che abbiamo trascorso a Palermo sono stati tali che, se non ci fossero stati questi rapporti di amicizia che andavano pari passo ed erano componenti dei rapporti di lavoro, il lavoro ne avrebbe risentito, perché non so quanti di noi avrebbero continuato sino ad ora. Noi andavamo a scuola qui, no? Al Francesco Ferrara, e noi che facevamo parte, come figli del farmacista, diciamo, della borghesia, avevamo le famiglie di allora avevano non una sola cameriera, c'era la cameriera che faceva la spesa, la cameriera che faceva invece che cucinava, c'erano diversi tipi di cose. Noi ce l'avevamo una, si chiamava Pippina, mi ricordo, che aveva il compito di accompagnarci a scuola. E praticamente noi camminavamo, io, mio fratello, mia sorella, e dietro lei, a qualche passo dietro, che ci seguiva e che... Però mia mamma ci affidava a lei per essere accompagnata a scuola, e poi c'era mio fratello che a un certo punto gli ha detto che si vergognava di essere accompagnato e non voleva più essere accompagnato. In effetti mia mamma prima perché era stato mio fratello che a un certo punto gli aveva detto che lei non doveva camminare vicino a lui, ma doveva camminare indietro, tre passi indietro, e questa l'aveva fatto. Mia mamma allora se l'era presa, perché pensava che fosse per dispregio di questa, che era una donna del popolo e che lui non la voleva accanto. Invece poi mio fratello gli disse che si vergognava del fatto che lui, diversamente da tutti gli altri ragazzini, era accompagnato e che quindi non voleva sentirsi diverso dagli altri. La mamma e quindi non voleva. Sì, la mamma e mio fratello. Lo accontentava in tutto. Mio fratello ha 50 anni, ancora diceva a mia mamma: mamma, ma è vero che vuoi più bene a me e non al milanese? Io ho deciso di fare il magistrato per amore di un certo tipo di studi, perché amavo gli studi giuridici, perché ritenevo che potevo perseguire, dare soddisfazione a questo mio bisogno e questo mio desiderio facendo il magistrato, e non anche un'altra professione forense, perché questo mi avrebbe consentito di dedicarmi agli studi giuridici senza avere la necessità di perseguire un altro genere di interesse. È chiaro che
Io, come tutti quelli della mia generazione che si sono trovati a vivere certi momenti, soprattutto in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia per altri fenomeni, a un certo momento si sono trovati a dover fare il magistrato in un modo completamente diverso da quello che avevano previsto o ipotizzato nel momento in cui sono entrati in magistratura. Lui in effetti però raccontava che la sua voglia di fare il magistrato, di combattere da una certa parte, gli era venuta da quando mia mamma gli aveva raccontato un episodio che era successo a mio nonno, che viveva a Belmonte Mezzani, erano di Belmonte, la famiglia di mia mamma, i Lepanto. E mio nonno era direttore dei telefoni, ricopriva quell'incarico e si era sempre rifiutato di sottostare prima alle richieste e poi alle minacce di questo capomafia di Belmonte Mezzagno. Una volta questo lo chiamò proprio in piena piazza, e quando mio nonno gli andò senza salutarlo, gli andò davanti, questo davanti a tutti gli dette uno schiaffo. Mio nonno non fece altro che guardarlo in faccia, girarsi e andarsene via, senza come se non lo considerasse, che era praticamente un affronto fatto al capomafia non andare da lui in maniera ossequiente. Nell'86 lavoravo al Giornale di Sicilia, avevo appena iniziato il mio mestiere di giornalista e collaboravo con l'Europeo, il settimanale della Rizzoli. Borsellino, che era già un giudice noto al grande pubblico, come si dice, perché aveva appena terminato il maxi processo a Palermo, aveva ottenuto l'incarico di procuratore della Repubblica a Marsala. E la cosa mi incuriosiva sapere come mai un magistrato così autorevole, così importante, che aveva lavorato appunto a Palermo all'ufficio istruzione con Falcone, con Caponnetto, con Di Lello, con Guarnotta, avesse deciso di venire a Marsala, che tutto sommato era una procura di provincia. La sua risposta è stata una risposta che ovviamente in un certo senso io potevo aspettarmi, ma che spiegava esattamente il senso della sua scelta. Evidentemente ho fiducia in quello che faccio, credo in quello che faccio, non riesco ad ipotizzare o immaginare di smetterla di fare quello che faccio, continuo a farlo nonostante tutto con grosso entusiasmo, e continuo a farlo, lei ha citato Marsala, continuo a farlo a Marsala perché ritengo, e lo dissi ancor prima di andare lì, ritengo che ci siano ancora delle sacche di non tanto di criminalità, perché ben si sapeva che esistessero grosse sacche di criminalità nella provincia di Trapani, alcuni sostengono che è nata lì addirittura Cosa Nostra e poi si sia trasferita a Palermo. Esistono comunque delle zone oscure nella storia criminale degli ultimi anni, molte di queste zone oscure sono localizzate in quella zona. L'arrivo di Paolo Borsellino a Marsala ha fatto sì che in procura si creasse un pool di giovani magistrati che hanno cominciato la loro carriera con un maestro di questa portata. Giovani magistrati che poi hanno continuato a lavorare negli anni in tantissime procure in Italia. Giovani magistrati che hanno studiato sul campo quello che significava essere magistrati autorevoli e magistrati indipendenti. Perché anche a Marsala ovviamente le indagini condotte da Paolo Borsellino hanno cominciato a colpire le collusioni con la politica, e anche a Marsala chiaramente ci sono state le reazioni da parte della politica che speravano di disinnescare queste indagini. Borsellino era un gran trascinatore, era molto bravo anche a fare la chioccia con dei giovani sostituti. Eravamo una procura di giovanissimi magistrati, nel quale l'unico magistrato con esperienza era lui, e mi ha in particolare dato un bagaglio professionale straordinario, esperienza in prima persona, stare a fianco a lui negli interrogatori ad esempio dei primi pentiti, la prima indagine di mafia, i primi processi anche nei confronti di uomini politici.
insomma, una ricchezza di esperienze che non ho mai dimenticato. Col passare degli anni abbiamo poi scoperto che, ad esempio, adesso nel 2010 uno dei mafiosi più pericolosi è Matteo Messina Denaro, che appunto è di Castelvetrano. Castelvetrano rientra nella giurisdizione della Procura di Marsala nel 1986 e quindi Borsellino aveva visto giusto, insieme ai colleghi del Pool, aveva capito che questo territorio era importante per capire Cosa Nostra, e non a caso le indagini hanno confermato che spesso Totorina trascorreva parte della sua latitanza a Mazara del Vallo perché aveva fortissime complicità con Cosa Nostra, che a Castelvetrano Bernardo Provenzano aveva forti interessi economici, e quindi ecco spiegato il motivo della sua venuta a Marsala. Certo, farlo adesso a posteriori è molto più semplice. Nell'86, quando tutte queste verità giudiziarie ancora non erano conosciute, era difficile, e hanno dimostrato la lungimiranza di magistrati come Paolo Borsellino. Alla fine del 91 viene approvata la legge che introduce le procure distrettuali antimafia, il che comporta l'attrazione di tutte le indagini antimafia a Palermo. Marsala non poteva più occuparsi di indagini di mafia. Ora, per Borsellino occuparsi di mafia era quasi una ragione di vita, per cui, benché stesse abbastanza bene in quell'ufficio a Marsala, non poteva più stare a lungo lì. Quando a fine 91 Paolo Borsellino si trasferisce da Marsala, dalla procura di Marsala a Palermo, alla procura distrettuale antimafia, porta con sé uno di quei giudici ragazzini che avevano imparato con lui a fare magistrati, Antonio Ingroia. Antonio Ingroia, che lavorava qui a Palermo con lui, erano entrambi palermitani fuori sede qui a Marsala, e spesso vivevano insieme anche fuori dall'orario di lavoro. Tra i due c'era una sintonia umana e professionale veramente importante. Antonio Ingroia era un giovane ed è un magistrato capace di lavorare ore e ore incessantemente come Paolo Borsellino, e quindi, diciamo, è stato, secondo me, quasi naturale che fra i due si creasse questo rapporto così stretto. Un suo ricordo sull'onorevole Salvo Lima. Io lo ricordo una persona di grandissima intelligenza, non ho mai... Arrestato a Milano il presidente di un ente comunale di assistenza agli anziani, l'ingegner Mario Chiesa, l'accusa di concussione. L'ente gestisce... Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite, l'attentato è avvenuto nel tardo. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione. Il 1992 è un anno sicuramente particolare, al di là, insomma, delle stragi di mafia. Ad esempio, è il primo anno in cui per le elezioni politiche non si presenta, non c'è più il Partito Comunista Italiano. È il primo anno in cui un partito territoriale molto coeso come la Lega ha un boom di voti, si pone la questione meridionale. Il 92 è anche l'anno in cui per la prima volta Cosa Nostra viene condannata come associazione criminale e molti capi mafia vengono condannati all'ergastolo. Insomma, si rompe il mito dell'invincibilità di Cosa Nostra. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara: Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, nato nel 52, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Vernigo Antonino, Vernigo Giuseppe, nato nel 40, Vernigo Pietro e Zanca Carmelo, colpevoli dei reati di quei capi numero 1, 10, 10, 13 e 22, assorbiti nel capo 1 e il capo 5, ascritto a Madonia Francesco, Marchese Filippo e Pulara Ignazio, nel capo 13, il capo 17, ascritto a Canisero Francesco, Ferreira Giuseppe, Mogliere Nicolò e Santa Paola Benedetto, Marchese Giuseppe, Provenzano Bernardo, Pulara Giovanni Battista, Riccobono Rosario, Rina Salvatore, Rotolo Salvatore, Santa Paola Benedetto, Senapa Pietro,
Sinagra Vincenzo, nato nel 52, Verningo Pietro, alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multe ciascuno. I rumori di fondo che adesso noi possiamo percepire di questo anno di passaggio sono rumori minacciosissimi. Le indagini ci riportano ad esempio i progetti che Cosa Nostra aveva di fare piazza pulita dei traditori, cioè di coloro nel mondo soprattutto della politica che non avevano garantito le sorti del maxiprocesso, appunto, che non avevano garantito tante promesse. Tutto cambia e per la prima volta Cosa Nostra si intesta un programma politico eversivo e stragista che ha inizio nel mese di marzo con l'uccisione di Salvo Lima. Salvo Lima era uno degli uomini che incarnava, insomma, il patto tra Stato e mafia. Era lui per primo, riporta nei collaboratori di giustizia, un mafioso. Il primo bersaglio doveva essere, come riportano i collaboratori di giustizia, Giovanni Falcone, che però era andato a lavorare al Ministero a Roma. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada di Cornelia. Il primo pomeriggio di quel 23 maggio studiavo a casa dei miei genitori. Preparavo l'esame di diritto commerciale. Ero esattamente allo zenith del mio percorso universitario. Mio padre era andato da solo e a piedi, eludendo come solo lui sapeva fare i ragazzi della scorta, dal barbiere Paolo Biondo, nella via Zandonai, dove nel bel mezzo del taglio fu raggiunto dalla telefonata di un collega che gli comunicava dell'attentato a Giovanni Falcone lungo l'autostrada Palermo-Punta Raisi. Ricordo bene che mio padre, ancora con tracce di schiuma da barba sul viso, avendo dimenticato le chiavi di casa, bussò alla porta mentre io ero già pietrificato innanzi alla televisione che in diretta trasmetteva le prime notizie sull'accaduto. Aprii la porta ad un uomo sconvolto. Non ebbi il coraggio di chiedergli nulla, né lui proferì parola. Si cambiò e, raccomandandomi di non allontanarmi da casa, si precipitò, non ricordo se accompagnato da qualcuno o guidando lui stesso la macchina di servizio, nell'ospedale dove prima Giovanni Falcone, poi Francesca Morvillo, gli sarebbero spirati tra le braccia. Quel giorno per me e per tutta la mia famiglia segnò un momento di non ritorno. Era l'inizio della fine di nostro padre, che a poco, giorno dopo giorno, fino a quel tragico 19 luglio, salvo rari momenti, non sarebbe stato più lo stesso. Quell'uomo dissacrante e sempre pronto a non prendersi sul serio che tutti conoscevamo. Paolo Borsellino, dopo l'attentato a Falcone, è veramente ferito, è un uomo distrutto, è colpito sia come amico, perché appunto conosceva sia Giovanni Falcone sia Francesca Morvillo da tantissimo tempo, e quindi c'era il dolore intimo, privato, di due magistrati che avevano vissuto tantissime esperienze così importanti dal maxi processo in poi, e che era stato ucciso e gli era morto proprio tra le braccia. La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato
la rabbia per continuarlo a fare. Ma era anche il magistrato, ovviamente, che capiva quale colpo fortissimo fosse stato dato alle indagini sulla mafia, su Cosa Nostra, per quello che rappresentava Falcone. Paolo Borsellino capì anche che era successo qualcosa di gravissimo, di irreparabile, perché comunque un omicidio o una strage, come in questo caso, dalle sue esperienze aveva capito che era sempre mossa da qualcosa. Un omicidio eccellente non era un semplice gesto della mafia, ma era un gesto che la mafia compiva in accordo con altre entità esterne che avevano interesse in un certo momento a che accadesse qualcosa di così grosso. La strage di Capace era stata anticipata da un oscuro manovale dei servizi che stava in un carcere italiano, mi pare a Bologna, ed era stata anche in un certo senso anticipata da una poco conosciuta agenzia di stampa. Questo per dire che probabilmente la strategia politica avversiva di Cosa Nostra era stata a lungo meditata e prende il via nel momento in cui Cosa Nostra ha stabilito dei contatti con entità esterne. Dopo la strage di Capaci, Paolo Borsellino capisce che è successo qualcosa di importante e cerca in tutti i modi, pur non essendo formalmente titolare dell'inchiesta sulla strage di Capaci, cerca di capirne di più. Comincia a indagare, comincia a sentire testimoni, comincia a raccogliere tanti segnali che vengono dall'esterno e che lo fanno riflettere. In questo momento, inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo le confidenze di Giovanni Falcone, questi elementi che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rassemblare dall'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone. Paolo Borsellino aveva come una sorta di radar, cioè aveva la capacità, intuiva le cose, riusciva a intuirle con largo anticipo. Il suo radar era sempre in funzione e quindi sono certo che già prima della strage di Capaci, ma soprattutto dopo la strage di Capaci, il radar di Paolo Borsellino fosse in funzione in maniera ancora più efficace rispetto a prima. Quindi tutti i segnali che gli arrivavano, Paolo Borsellino riusciva a coglierli, ad analizzarli e a valutarli per quello che erano. In realtà, e qui c'è il fatto nuovo proprio assolutamente insormontabile che raccontano l'ex ministro della giustizia Martelli e l'ex funzionaria del suo ministero, la dottoressa Ferraro, i quali, diciamo un po' tardivamente, con 17 anni di ritardo, negli ultimi giorni del 2009, hanno raccontato prima ad Anno Zero e poi ai magistrati che furono informati di questi contatti fra il Ross e Ciancimino e che quindi, come era doveroso, ne informarono Paolo Borsellino, che stava proprio indagando sulla morte di Falcone. Naturalmente la reazione di Borsellino noi non la possiamo conoscere. Noi sappiamo sicuramente che dopo la metà di giugno del 92 Borsellino viene informato di questi contatti, se non la vogliamo chiamare ancora trattativa. Sappiamo che incontra pochi giorni dopo il generale Mori
alla caserma di Via Carini a Palermo, stranamente non nel suo ufficio, ma in un luogo defilato rispetto alla Procura della Repubblica, di cui era procuratore aggiunto. Insomma, se la logica ha un senso, e qualche giorno prima Borsellino viene informato di questi negoziati, è ovvio che quando parla con queste persone non può che chiederne conto. Dopo 17 anni Claudio Martelli e Liliana Ferraro, che ha preso il posto di Giovanni Falcone al Ministero di Giustizia, dopo 17 anni, che è incredibile, ci hanno detto che Paolo Borsellino era a conoscenza, ad esempio, degli incontri fra Vito Ciancimino e Mario Mori. Questo farebbe crollare, per esempio, il racconto del generale Mori, che dice: io vidi la prima volta Vito Ciancimino il 5 di agosto, quindi dopo la morte del giudice. Io invece penso che nell'incontro del 25 giugno che Mori ebbe con Paolo Borsellino, lì si parlò anche della trattativa. Anche avendo parlato con e avendo letto quello che hanno detto anche pubblicamente la sorella, il fratello e i figli di Borsellino, è assolutamente evidente che Borsellino non poteva che essere ferocemente contrario a trattare con la mafia che gli aveva appena ucciso Falcone. Quindi era l'ostacolo naturale sulla strada della trattativa. Se avessero lasciato vivo Borsellino, Borsellino avrebbe denunciato, probabilmente avrebbe indagato sulla trattativa, avrebbe incriminato quelli che la stavano facendo, perché è un reato trattare con la mafia per conto dello Stato, anche perché bisogna sempre domandarsi in cambio di che cosa si va a chiedere qualcosa ai mafiosi, visto che i mafiosi non fanno nulla per nulla e stavano mettendo a ferro e a fuoco il paese. Dal 23 maggio al 19 luglio divennero assai ricorrenti i sogni di attentati e scene di guerra nella mia città, ma la mattina rimuovevo tutto, come se questi incubi non mi riguardassero e soprattutto non riguardassero mio padre, che invece nel mio subconscio era la vittima. Dopo la strage di Capaci, eccetto che nei giorni immediatamente successivi, proseguii i miei studi sostenendo gli esami di diritto commerciale, scienze delle finanze, diritto tributario e diritto privato dell'economia. E mio padre avvertiva un graduale distacco, lo stesso che avrebbero percepito le mie sorelle, ma lo attribuivo e giustificavo al carico di lavoro e di preoccupazioni che lo assalivano in quei giorni. Solo dopo la sua morte seppi da padre Cesare Rattoballi che era un distacco voluto, calcolato, perché gradualmente, e quindi senza particolari traumi, noi figli ci abituassimo alla sua assenza e ci trovassimo un giorno in qualche modo preparati qualora a lui fosse toccato lo stesso destino dell'amico e collega Giovanni. Ecco, questa è la strada che Paolo ha fatto quando è andato al suo appuntamento con la morte. Io ogni volta che passo da qua non posso fare a meno di pensare che queste sono le ultime scene che hanno visto gli occhi di Paolo. Infatti me la faccio sempre lentamente per cercare di imprimermi quello che lui può aver guardato, può aver visto qualche minuto prima di morire. La mattina del 19 luglio, complice il fatto che si trattava di una domenica ed ero ormai libero da impegni universitari, mi alzai abbastanza tardi, perlomeno rispetto all'orario in cui solitamente si alzava mio padre, che amava dire che si alzava ogni giorno, compresa la domenica, alle 5 del mattino per fottere il mondo con 2 ore di anticipo. In quei giorni di luglio erano nostri ospiti, come d'altra parte ogni estate, dei nostri zii con la loro unica figlia, Silvia. Ed era proprio con lei che mio padre di buon mattino ci aveva anticipati nel recarsi a Villa Grazia di Carini, dove si trova la residenza estiva dei miei nonni materni e dove, nella villa accanto alla nostra, ci aveva invitati a pranzo il professor Pippo Tricoli, titolare della cattedra di storia contemporanea dell'Università di Palermo e storico esponente dell'MSI siciliano, un uomo di grande spessore culturale ed umano, con la cui famiglia condividevamo ogni anno spensierate stagioni estive. Mio padre, in verità, tentò di scuotermi dalla mia loffia domenicale, tradendo un certo desiderio di fare strada insieme, ma non ci riuscì. L'avremmo raggiunto successivamente insieme agli zii e a mia madre. Mia sorella Lucia sarebbe stata impegnata tutto il giorno a ripassare una materia universitaria di cui avrebbe dovuto sostenere il relativo esame il giorno successivo, cosa che fece a casa di una sua collega, mentre Fiammetta, come è noto, era in Thailandia con gli amici di famiglia e sarebbe rientrata in Italia solo 3 giorni dopo la morte di suo padre.
doveva essere un cielo molto più azzurro di quello di oggi. A Palermo, quando c'è quest'afa, il cielo non è come solitamente qui a Palermo, di un azzurro intenso, luminoso. Oggi è una giornata di afa e il cielo di sicuro non ha il colore che avrà avuto quel giorno, l'ultimo cielo che hanno visto gli occhi di Paolo. Ricordo una bellissima giornata. Quando arrivai, mio padre si era appena allontanato con la barchetta di un suo amico per quello che sarebbe stato l'ultimo bagno nel suo mare. E non posso dimenticare i ragazzi della scorta, gli stessi di Via D'Amelio, sulla spiaggia a seguire mio padre con lo sguardo e a godersi quel sole e quel mare. Dopo quello che fu tutto fuorché un riposo pomeridiano, mio padre raccolse i suoi effetti, compreso il costume da bagno, restituitoci ancora bagnato dopo l'eccidio, e l'agenda rossa della quale tanto si sarebbe parlato negli anni successivi, e dopo aver salutato tutti, si diresse verso la sua macchina parcheggiata sul piazzale limitrofo le ville insieme a quelle della scorta. Mia madre lo salutò sull'uscio della villa del professor Tricoli. Io l'accompagnai portandogli la borsa fino alla macchina. Sapevo che aveva l'appuntamento con mia nonna per portarla dal cardiologo, per cui non ebbi bisogno di chiedergli nulla. Mi sorrise, gli sorrisi, sicuri entrambi che di lì a poche ore ci saremmo ritrovati a casa a Palermo con gli zii. Ecco, vedi, Via D'Amelio, da qui hanno girato le volanti su cui era Paolo. Anche quel giorno Via D'Amelio era come la vedi oggi, era ingombra di macchine, era la strada dove Paolo veniva da 2 a 3 volte alla settimana, perché veniva a trovare mia mamma, a cui era legatissimo Paolo. E nonostante fosse una strada frequentata dal giudice più a rischio, dal magistrato più a rischio d'Italia, quella era come oggi, con una ripiena di macchine, Il giorno dopo l'attentato, il prefetto di Palermo, Iovine, e il ministro dell'interno, Mancino, dissero che non c'era stato messo il divieto di sosta perché questo non veniva considerato un obiettivo a rischio. Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. Mia mamma, nel momento in cui sentì quell'esplosione, non pensò come sarebbe stato naturale che, visto che tutti ci aspettavamo un attentato a Paolo, che fosse una bomba a essere scoppiata. Mia mamma pensò che fosse esplosa la tubatura del gas perché aveva lasciato il caffè sul gas, che cosa che spesso succedeva. C'era l'inferno qui in Via D'Amelio, nella strada, nelle scale, non c'era, erano
ingombre di vetri, erano piene di vetrate, tutte le vetrate del palazzo che erano state distrutte. Mia mamma era in pantofole e scappando, credendo di scappare da quelle dell'esplosione del gas, perse le pantofole, scese quelle scale a piedi nudi. Arrivò qui davanti, dove l'ha presa in braccio un pompiere e la portò via. Mia mamma scese le scale a piedi nudi, in mezzo ai vetri. Non ne arrivò giù senza neanche un taglio. Mia mamma, quando passò in mezzo ai resti di questo portone, deve forse aver scavalcato addirittura il cadavere di suo figlio. Però mia mamma dice che non l'ha visto, che non ha visto niente. Io ripeto, credo che il cervello certe volte si chiude e non ci faccia vedere quello che veramente succede, quando questo qualcosa è troppo forte. Questa è la spiegazione che do io da ingegnere. Poi invece c'è un'altra spiegazione che mi do, e forse è la spiegazione più vera. Forse Paolo, in quello che furono gli ultimi istanti della sua vita, deve aver preso mia mamma in braccio, le deve aver chiuso gli occhi, e quando è passato vicino al suo corpo gli ha impedito di vederla. Questo credo che sia quello che veramente è successo quel giorno. Non vidi mio padre, o meglio i suoi resti, perché quando giunsi in via D'Amelio fui riconosciuto dall'allora presidente della Corte d'Appello, il dottor Carmelo Conti, che volle condurmi presso il centro di medicina legale, dove poco dopo fui raggiunto da mia madre e dalla mia nonna paterna. Seppi successivamente che mia sorella Lucia non solo volle vedere ciò che era rimasto di mio padre, ma lo volle anche ricomporre e vestire all'interno della camera mortuaria. Mia sorella Lucia, la stessa che poche ore dopo la morte del padre avrebbe sostenuto un esame universitario lasciando incredula la commissione, ci riferì che nostro padre è morto sorridendo. Sotto i suoi baffi affumicati dalla fuliggine dell'esplosione ha intravisto il suo solito ghigno, il suo sorriso di sempre. A differenza di quello che si può pensare, mia sorella ha tratto una grande forza da quell'ultima immagine del padre. È come se si fossero salutati un'ultima volta. L'esperienza qui a Palermo è iniziata in maniera tragica, in un momento particolare, perché io stavo svolgendo il tirocinio mirato qui in Procura della Repubblica. Avevo già scelto nel marzo del 92 di fare la prima esperienza come pubblico ministero a Caltanissetta, e mi trovavo qui nel periodo delle stragi, sia il 23 maggio che il 19 luglio del 1992. Ricordo come per me fosse stato emozionante, un momento alto, proprio conoscere. Conobbi Giovanni Falcone una settimana prima della strage, e vedere anche il giudice Borsellino. Io facevo l'uditorato con il collega Franco Lovoi, che lavorava con il giudice Borsellino. E mi ricordo che quando seppi la notizia della strage, istintivamente venni qui in procura. Ero un semplice uditore giudiziario ancora senza funzioni, un tirocinante, e quindi respirai anche quell'aria che ammorbava anche questo palazzo, la desolazione, la rabbia anche di molti colleghi, di qualcuno che forse sentiva non essere stato anche particolarmente vicino a Paolo Borsellino, e la rabbia nei confronti di chi aveva contribuito ad isolare Paolo Borsellino anche qui dentro al Palazzo di Giustizia. I mesi trascorsi in procura a Palermo alla direzione distrettuale antimafia come procuratore aggiunto, per Paolo Borsellino sono stati mesi importanti, sono stati mesi di indagini
che diciamo hanno lasciato il segno, ma sono stati anche mesi di grandi contrasti con Pietro Giammanco, che era il capo dell'ufficio ed era il procuratore della Repubblica. Beh, sono state una reazione direi di sconforto, ovviamente grande dolore personale, ma anche sconforto sul piano professionale. Dopo Falcone e Borsellino, in così stretto, in così poco tempo, nell'arco di meno di 2 mesi, furono 2 colpi durissimi, e se avevamo trovato la forza, dopo la strage di Capaci, di continuare proprio un po' trascinati sull'esempio di Borsellino, che nonostante avesse perso il suo migliore amico e si impegnava ancora di più del lavoro, devo dire non ci siamo riusciti subito dopo la strage di Via D'Amelio. Avevamo perso il nostro principale punto di riferimento, anzi ritenemmo di assumere un gesto politico istituzionale un po' clamoroso, e alcuni di noi, 8 su 12 dei magistrati componenti del pool, della procura del settore antimafia, presentavano le nostre dimissioni dal pool per protestare contro il capo dell'ufficio dell'epoca, Giammanco, che noi ritenevamo non avesse valorizzato adeguatamente Paolo Borsellino, anzi ne avesse sostanzialmente ostacolato le possibilità, le richieste per indagare più a fondo sulla mafia palermitana, e poi di protesta anche nei confronti di uno Stato che non aveva protetto adeguatamente Borsellino. E questa fu la nostra reazione, le dimissioni, associandoci un po' anche alla protesta molto ampia che c'era in città e nel paese contro le istituzioni. Beh, la cosa che è apparsa evidente sin da subito, dalle prime ore, dai primi minuti dopo la strage, che quella strage, dopo la strage di Capaci, certamente non era e non poteva essere solo una strage di mafia. Le sentenze definitive sul Via D'Amelio Ter sono importanti, intanto perché comunque assicurano alla giustizia alcuni uomini che certamente hanno partecipato all'aspetto esecutivo, alla fase esecutiva della strage. E poi, e questo è l'elemento ancora più importante, perché quel giudizio, quella sentenza, pone le basi per continuare a lavorare. Quella sentenza, no, pronunciata in nome del popolo italiano dalla Corte di Assise di Caltanissetta, impone come necessità il continuare a indagare, perché contiene quel processo gli spunti per capire che il delitto Borsellino, la strage di Via D'Amelio, non è stato soltanto un delitto di mafia. È stata una strage che certamente è stata intanto accelerata rispetto ad un intento generico di uccidere per vendetta Paolo Borsellino. Ed è stata una strage in cui Cosa Nostra si è determinata ad agire avendo avuto delle garanzie. Ciancimino non era un idiota, era uno degli uomini più fidati della mafia dentro la politica. Era corleonese, era stato ragazzo insieme a Rine Provenzano a Corleone, insomma, era fidatissimo, aveva gestito gli interessi mafiosi a Palermo, soprattutto come ministro dei lavori pubblici negli anni del sacco di Palermo, e poi come, per un breve periodo anche come sindaco, e poi dopo ancora come grande consigliore della politica siciliana. Era stato legato a tutte le correnti democristiane, dai Fanfaniani agli Andreottiani, insomma spostava se stesso e i suoi voti a seconda delle convenienze. Quando gli si fanno avanti 2 ufficiali dei carabinieri, prima di rappresentare le loro richieste ai capi di Cosa Nostra, vuole essere sicuro che questi 2 non si stiano muovendo per iniziativa personale, che non siano 2 eccentrici signori che hanno preso un'iniziativa, e quindi vuole sapere chi c'è dietro. E naturalmente intanto si rivolge al signor Franco, al signor Carlo, cioè a uno importante, un uomo di apparati, forse di servizi, che praticamente era la sua ombra da 30 anni a quella parte, e questo dà garanzie che la trattativa è molto ben coperta in alto loco. E poi naturalmente vuole sapere che cosa ne pensano il governo e l'opposizione, e anche lì gli viene assicurato che da un lato
ne è informato il Ministero dell'Interno. Naturalmente qui c'è il dilemma di quell'incontro col ministro Mancino appena insediato, che Mancino nega, c'è il nome che fa il figlio di Ciancimino dell'ex ministro della difesa Rognoni, che era appena stato sostituito ai primi di luglio, il quale a sua volta ha smentito, c'è il nome che viene fatto di Luciano Violante. Luciano Violante non dice di non essere stato avvertito, dice anzi, con 17 anni di ritardo, che fu informato di questo rapporto fra il generale Mori, allora colonnello, e Ciancimino, tant'è che Mori gli caldeggiò più volte un incontro con Ciancimino e lui dice di averlo rifiutato perché lui avrebbe voluto ascoltare non a quattro occhi ma soltanto in veste ufficiale come presidente della commissione parlamentare antimafia. Sta di fatto che risulta il contrario, e cioè che quando Ciancimino anche pubblicamente chiese di essere audito dalla commissione parlamentare antimafia, la commissione parlamentare antimafia ha fatto di tutto per non sentirlo, infatti non lo ha sentito fino a quando poi a dicembre del 92 Ciancimino è stato arrestato. Quindi su Violante, insomma, abbiamo questo incredibile elemento che Violante riceve una richiesta del generale Mori che più volte lo prega di incontrare riservatamente Ciancimino, e Violante si tiene questa cosa per 17 anni, senza dirlo a Caselli, che era suo amico e che di lì a poco sarebbe diventato procuratore di Palermo, senza dirlo alla magistratura palermitana, che negli anni successivi ha poi processato il generale Mori, prima per la mancata cattura, prima per la mancata perquisizione del covo di Rina, subito dopo la cattura di Rina, il gennaio del 93, e poi di nuovo il generale Mori per la trattativa con Provenzano e per la mancata cattura di Provenzano nel 95. Quindi com'è possibile che un uomo delle istituzioni, quali si ritiene Violante, non abbia ritenuto suo dovere informare i magistrati che stavano lavorando su Mori di un fatto così fondamentale, cioè che Mori nell'estate autunno del 93 voleva che Ciancimino e Violante si incontrassero. Se poi tutto questo significa che maggioranza e opposizione, abbiamo le prove che maggioranza e opposizione spalleggiavano la trattativa di Mori e di De Donno, è la parola naturalmente di Ciancimino contro la parola di Mancino, di Rognoni e di Violante. Sicuramente il fatto che ci si ricordi quello che è successo con 17 anni di ritardo fa sospettare che queste persone con 17 anni di ritardo abbiano cominciato a dire qualcosa ma non abbiano ancora detto tutto, anche perché lo hanno detto soltanto quando sono stati costretti a dirlo, mentre quando avrebbero potuto farlo spontaneamente non l'hanno fatto. Ricorderò sempre, anche visivamente, le parole di Salvatore Cancemi, un collaboratore che faceva parte della commissione regionale, della cosiddetta cupola di Cosa Nostra, che rappresentava la sicurezza di Totò Riina rispetto alla perplessità che qualche altro capomandamento aveva di fare una seconda strage a distanza di così poco tempo rispetto alla strage di Capaci. E mi ricordo questo Totò Cancemi che diceva, anche imitando Salvatore Riina, come Salvatore Riina avesse risposto non ti preoccupare Faluzzo era Faluzzo Ganci, un altro capomandamento, la responsabilità è mia, questa cosa la dobbiamo fare e la dobbiamo fare ora e ne avremo vantaggi, non ti preoccupare che mi hanno assicurato che ne avremo vantaggi. Beh, non occorrono grandi investigazioni, occorre la logica. Per pensare che per fare una strage come quella non serviva solo l'esplosivo, servivano le informazioni. Occorreva sapere quando, come Paolo Borsellino sarebbe andato in via D'Amelio. E quindi lì c'è stata la prima parte dell'indagine che ha accertato le modalità con cui il comando stragista ha potuto conoscere come e quando Paolo Borsellino sarebbe andato in via D'Amelio. E poi c'è il momento della scelta della strage, che è certamente datato con un altro dato certo, il giorno del furto della Fiat 126 posizionata in via D'Amelio e il successivo furto della targa apposta sulla Fiat 126 rubata fra il sabato e la domenica, che era il giorno della strage,
per impedire che potesse essere registrata agli archivi di polizia, chissà mai ci fosse stato un controllo. E poi c'è un altro elemento. Quella strage, chiunque l'ha eseguita, necessitava di poter vedere direttamente dove, quando e come Paolo Borsellino sarebbe uscito dalla macchina. L'ordigno è stato fatto deflagrare nel momento in cui Paolo Borsellino, uscito dalla macchina, si è recato verso il cancelletto e ha suonato al citofono. La madre ha avuto il tempo di rispondere e lì è partito il comando. Chi ha premuto quel telecomando aveva la visione diretta del luogo dell'attentato. Io credo che a Paolo Borsellino fu detto che la trattativa poteva salvare vite umane, magari vite umane innocenti. Perché era il tasto a cui Paolo poteva essere più sensibile. Perché era il tasto a cui tuo fratello poteva essere, secondo me, molto sensibile, perché era un uomo profondamente buono, perché aveva una religiosità molto profonda e probabilmente sarebbe impazzito dal dolore e dalla rabbia. E mi sono chiesto chi poteva dare qualcosa a Cosa Nostra. Quindi le vengono fatte in nome di due soggetti, di Berlusconi, e qui gli venne a dire a Graviano se era quello del Canale 5. Sì. Graviano mi disse che era quello del Canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, sì, dell'Udre. Sì. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. Dichiara De Luca Marcello e Cina Gaetano colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, condanna De Luca Marcello alla pena di 9 anni di reclusione e Cina Gaetano alla pena di 7 anni di reclusione. Assolve Dell'Utri Marcello del reato iscrittogli limitatamente alle condotte contestate come commesse in epoca successiva al 1992, perché il fatto non sussiste. E per l'effetto riduce la pena lo stesso inflitta ad 7 anni di reclusione. L'ho vista al cinema. Solo al cinema? Sì, sì, l'ho anche letta sui libri. Certo. Ecco, e come se la immagina? Ma non esiste la mafia. Ma non esiste. Che cos'è la mafia? La mafia, ecco, c'è un posto dove lei va a bussare. Dice. Che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano! Marcello Dell'Utri. Sì. Condannato in primo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e definito dal pubblico ministero nel processo di primo grado Antonio Ingroia l'ambasciatore degli interessi di Cosa Nostra alla corte dei grandi imprenditori del nord. Ci racconti questa storia? Sì, diciamo, la faccenda Dell'Utri, al di là dell'aspetto penale, giustamente è stato condannato in primo grado per mafia e per concorso esterno, adesso mentre parliamo non sappiamo ancora come sarà l'appello, ma voglio dire, non c'è bisogno delle sentenze per sapere chi è Dell'Utri, basta leggere quello che ha detto Dell'Utri di se stesso, nel processo e anche fuori, e basta dire che cosa è emerso da documenti e intercettazioni telefoniche, sul fatto che abbia incontrato, conosciuto, avuto rapporti non occasionali con forse più che 10, una ventina di mafiosi, è un dato storico. Che sia stato lui nel 74 a portare un mafioso che proprio di lì a poche settimane sarebbe stato iniziato proprio con la cerimonia della punciuta nella famiglia di Porta Nuova, è un altro dato storico.
nella casa di Berlusconi e che quindi da quel momento Berlusconi per 2 anni ha avuto in casa un mafioso che insomma stava al nord non certamente per fare lo stalliere e pulire il culo ai cavalli, ma stava al nord perché, come ha detto Borsellino, era la testa di ponte di Cosa Nostra nel settentrione per il traffico di eroina e per il riciclaggio del denaro sporco. È un fatto che Berlusconi da quel momento sia condizionato e condizionabile dalla mafia, non ci sono dubbi. Io definì, e il collegio, la corte accolse con la condanna di Dell'Utri questa definizione, sostanzialmente Dell'Utri come l'ambasciatore di Cosa Nostra dentro il mondo finanziario e poi politico del nord Italia, milanese. Berlusconi e Dell'Utri fu, come dire, appunto l'ambasciatore vicino a Berlusconi, portatore degli interessi della mafia e portatore materialmente anche degli uomini della mafia, perché fu Marcello Dell'Utri a introdurre Vittorio Mangano vicino a Berlusconi, fu Dell'Utri a portare anche Cinà, fu Dell'Utri, secondo l'accusa ritenuta provata in primo grado, a portare altri mafiosi come Bontate e Teresi ad un incontro con Berlusconi. E fu Dell'Utri a ideare il progetto politico di Forza Italia, che Dell'Utri pensò proprio per favorire anche gli interessi di Cosa Nostra. Sono state depositate le motivazioni della sentenza d'appello Dell'Utri e in Cassazione è divenuta definitiva, almeno per la parte relativa all'affermazione di penale responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa, una sentenza nei confronti di un politico locale, dottore Miceli, che è stato definitivamente riconosciuto tramite consapevole e mediatore tra la mafia, capomafia, il dottore Guttadauro, e il presidente della regione Cuffaro. Mi pare che nella sentenza Dell'Utri venga in risalto il ruolo di mediazione e di tramite che il Dell'Utri ha avuto tra esponenti mafiosi e l'imprenditore, poi onorevole Silvio Berlusconi. Queste sentenze presentano delle analogie che sono assolutamente significative di un dato. La mafia, i rapporti mafia e politica si sono sviluppati e si sviluppano in vario modo. Anche nel tempo spesso sono mutati non gli scopi del rapporto mafia e politica, ma le strategie di approccio. E quindi si è fatto sempre più ricorso a figure di mediazione tra il politico di livello, l'imprenditore di livello e il mafioso punciuto, il capomandamento o il mafioso che spara o che fa le estorsioni. Io credo che tutti dovremmo trarre spunto di riflessione da queste sentenze, anche perché la responsabilità penale non può esaurire tutta la gamma della censurabilità dei comportamenti, delle condotte. Voglio ridurre, l'interesse nostro è ovviamente l'interesse del magistrato che deve valutare i profili di responsabilità penale, ma quando si tratta di rapporti tra mafia e politica è necessario che il cittadino conosca, approfondisca quello che è emerso dai processi ed è necessario che anche altre istituzioni facciano le loro valutazioni su responsabilità di tipo diverso che possono emergere dalle sentenze giudiziarie. Mi pare però nel complesso che ci sia una conferma dell'impostazione della procura e del condanna di primo grado, laddove si sottolinea come Dell'Utri abbia svolto in modo permanente un ruolo di tramite fra Cosa Nostra e un facoltoso imprenditore qual era agli inizi Silvio Berlusconi. Un'opera costante di prezioso contributo e sostegno a Cosa Nostra, quello di Dell'Utri, che si è svolto nell'arco di decenni. E quindi direi molto importante questa conferma della nostra ricostruzione. Poi c'è una parte, ma già si sapeva dalla lettura del dispositivo della sentenza d'appello,
che invece la Corte ha ritenuto non sufficientemente provata, cioè la parte relativa al cosiddetto patto politico mafioso. Come è noto, l'opinione della Procura di Palermo e dei giudici di primo grado era diverso. E bisogna leggere con attenzione la motivazione della sentenza, e immagino che su questa parte, limitatamente a questa parte, che però copre un arco temporale molto limitato rispetto alle contestazioni a Dell'Utri, però è possibile che, immagino, la Procura Generale farà ricorso in Cassazione per questa parte. La sentenza Dell'Utri d'appello ha confermato un episodio fondamentale che era stato già accertato dai giudici di primo grado, l'incontro tra Berlusconi, Dell'Utri, Teresi e Bontate. Sì, credo che questo è uno degli aspetti più importanti, anche perché è uno dei pochi episodi affidati non a ricordi trasmessi da un mafioso ad un altro e privato un pentito, ma vissuto in prima persona dal pentito Francesco Di Carlo. Ed è importante, che peraltro è un episodio cruciale, perché è l'episodio sostanzialmente in cui iniziano i rapporti, in cui è presente Dell'Utri, in cui c'è capi mafia come Bontate e Teresi che si incontrano con Dell'Utri e Berlusconi, e che la Corte l'abbia ritenuto, anche la Corte d'Appello, come già i giudici di primo grado, accertato e pienamente provato, credo che sia motivo anche di soddisfazione di aver avuto questo importante, autorevole vaglio dibattimentale positivo. Sì, nel 93 la mafia, mentre metteva le bombe targate Fratelli Graviano, targate Spatuzza, almeno per quanto riguarda la responsabilità diretta, diciamo, si pone il problema di come sostituire la classe politica ormai a pezzi per l'inchiesta tra Mani Pulite, e non vedendo all'orizzonte avvicinarsi nulla di credibile, si fa un partito improprio. Se ne occupano di quel partito Sicilia Libera i Graviano, Bagarella, Tullio Cannella e Giovanni Brusca. Partito che dura pochi mesi, in sintonia con altre leghe che stavano nascendo nel sud, erano tutti tentativi abbastanza rudimentali, anche se ben appoggiati da logge massoniche deviate. Dell'Utri pure è in contatto con uno di quelli che si interessano a queste leghe, perché il conte o marchese, non so cosa sia, Napoleone Orsini, era in contatto telefonico, la perizia Genchi lo dimostra, in quei mesi. Ma in ogni caso questo partito era piccola cosa, era comunque una lega siciliana che avrebbe drenato un po' di voti, avrebbe fatto confluire i voti della mafia e avrebbe spaventato un po' uno Stato che già era in ginocchio per causa del tritolo. È chiaro che quando arriva la notizia che sta nascendo Forza Italia e che se ne sta occupando Dell'Utri, come racconta Giuffrè, ma anche se non lo raccontasse Giuffrè, insomma, io se fossi stato Bernardo Provenzano e avessi scoperto che un uomo avvicinabile dalla mafia come Dell'Utri sta facendo un partito con le televisioni di Berlusconi, i soldi di Berlusconi dietro, partito nazionale che veramente può essere un nuovo blocco di potere come la vecchia Democrazia Cristiana, con l'aggiunta delle televisioni e dei soldi, è ovvio che prendo il mio partito, lo sciolgo immediatamente e appoggio quello, no? Poi c'è questa incredibile casualità che da quel preciso istante Cosa Nostra interrompe le stragi. Mia mamma ha voluto fatto scrivere il nome degli agenti, il nome di Paolo, fatti scrivere in quell'ordine, che non è un ordine casuale. Ha fatto scrivere prima il nome di Paolo, ma perché? Non perché fosse suo figlio, ma perché poi, insieme con il nome di Agostino, di Claudio e di Emanuela, le iniziali fanno il nome Pace. E poi Vincenzo e Walter stanno a significare viva. È mia mamma che ha voluto farli scrivere in quell'ordine. E questi ragazzi oggi spesso nessuno ne ricorda più neanche il nome. Quando morì mia mamma io sentii quasi come se si spezzasse un legame, una catena, e allora non smisi non solo di parlare, ma smisi anche di venire a Palermo. Io per 7 anni dopo la morte di mia mamma
e da non ho più parlato, e in quegli anni non sono neanche venuto a Palermo. Sono stato 7 anni di silenzio, 7 anni in cui mi sono sentito morto dentro, i 7 peggiori anni della mia vita. Per poter superare questo, lo stavo per chiamare momento, ma non si può chiamare momento una cosa che dura 7 anni, per superare questa cosa ho dovuto fare un viaggio insieme a mio fratello, ho dovuto fare 800 km a piedi insieme a Paolo, ho dovuto fare il Cammino di Santiago che io idealmente ho fatto insieme a mio fratello, mi feci fare per lui anche le credenziali e ricordo ancora come tanti ospitaleros in Spagna lungo il cammino, leggendo Paolo Borsellino, mi chiedevano se ero il fratello di Paolo e scoppiavano a piangere, gente che Paolo non l'aveva mai conosciuto, gente di un altro paese, gente che di Paolo aveva solo sentito parlare, eppure sentendo parlare di Paolo mi dicevano che era come se lo conoscessero e scoppiavano a piangere parlandomi di lui. Ecco, dopo quel viaggio ho ricominciato, ho ritrovato la forza di ricominciare a parlare, ma non era più la speranza che mi faceva parlare, adesso era la rabbia. È stato allora che ho deciso di eleggere questa agenda rossa al simbolo della mia lotta, al simbolo della nostra lotta, perché fosse simbolo di rabbia, di ricerca di verità, di ricerca di giustizia. È questo che ho voluto simboleggiare con questa agenda rossa. L'intenzione di ucciderlo matura da chi è ben informato di quello che sta facendo Paolo Borsellino e vuole impedire che Paolo Borsellino vada avanti nel progetto di quello che sta compiendo. E quindi l'esigenza era di sopprimere Paolo Borsellino, ma al contempo di far nascondere ogni prova, ogni traccia di quelli che erano gli appunti fondamentali del suo lavoro. Così come è stato fatto per i diari di Giovanni Falcone, che usava i computer, che usava l'agendina elettronica, così è stato fatto per l'agenda rossa di Paolo Borsellino, che non usava i computer e non usava l'agenda elettronica. E quindi la scomparsa dell'agenda rossa, che doveva necessariamente trovarsi in quella borsa, è la dimostrazione più evidente di quello che era il progetto di dissimulazione su tutto quell'attentato, anche per quanto riguardava le condotte successive alla materiale esplosione. E io ritengo che in quell'agenda rossa ci siano delle verità che ancora oggi farebbero tremare lo Stato. Quell'agenda rossa, purtroppo, devo dire, rappresenta la scatola nera della Seconda Repubblica. L'inchiesta sulla sparizione dell'agenda rossa dalla borsa del giudice Paolo Borsellino nasce dal ritrovamento della foto di un colonnello dei Carabinieri, allora capitano, che si chiama Giovanni Arcangioli, nello studio di un fotografo palermitano. La foto ritrae appunto questo ufficiale che con in mano una borsa si dirige verso la fine della via D'Amelio. Da lì parte un'indagine che si protrae appunto, come hai detto tu, per 5 anni e che ipotizza appunto il furto dell'agenda rossa che era custodita dentro quella borsa. Che l'agenda fosse dentro quella borsa lo dicono i familiari di Paolo Borsellino che l'hanno visto riporre quella mattina stessa il 19 luglio a Villa Grazia di Carini la sua agenda appunto dentro quella borsa, e dell'esistenza dell'agenda rossa come dire parlano numerose testimonianze di amici e colleghi magistrati. L'inchiesta si conclude poi nel 2009 col proscioglimento del colonnello Arcangioli, confermato poi dalla Cassazione, che nega addirittura l'esistenza dell'agenda rossa dentro quella borsa. Cioè un assurdo, un abbaglio della Cassazione che ci dimostra appunto come non tutte i verdetti e le sentenze della Suprema Corte, come dire, sono testimonianza di verità. Io sono un magistrato e tengo molto all'autonomia e alla indipendenza. Non cerco necessariamente il sostegno degli altri organi dello Stato. So che spesso gli altri organi dello Stato il sostegno lo danno facilmente, gratuitamente, a chi si limita ad indagare sulla mafia cosiddetta militare. Appena si alza un po' il tiro, crescono le polemiche, le denigrazioni, o peggio ancora, il muro di gomma.
il muro di gomma del silenzio, dei sorrisini, degli ammiccamenti sul fatto che stiamo perdendo tempo a fare determinate indagini, il silenzio che caratterizza anche determinati episodi oscuri che si verificano tuttora. La risposta alla sua domanda non può che essere tristemente quella che le do: no, noi non ci sentiamo sufficientemente supportati dagli altri organi dello Stato in questa difficile indagine, anche perché i governi, gli esecutivi che si sono succeduti motivano più le forze di polizia nelle indagini che riguardano la cattura di determinati latitanti o la repressione delle estorsioni o della bassa macelleria criminale di Cosa Nostra. Noi abbiamo la difficoltà in queste indagini di livello più alto, la difficoltà di dover fare quasi tutto noi da soli, noi magistrati, perché è difficile trovare una polizia giudiziaria che si voglia veramente impegnare, che sia messa nelle condizioni di impegnarsi seriamente in queste indagini, che spesso purtroppo lambiscono i loro stessi apparati. Ecco qual è la difficoltà. È una difficoltà di procedere fondamentalmente da soli, di camminare su un filo sospeso in aria e di sapere che molti aspettano semplicemente il passo falso che prima o poi, secondo i loro auspici, arriverà. È scomodo fare queste indagini, è molto scomodo, non paga, ma è doveroso. Uno Stato che in questo momento non facesse di tutto per cercare di scoprire gli ulteriori mandanti, gli ulteriori moventi della strage di Via D'Amelio non sarebbe degno di chiamarsi Stato. Uno Stato che non avesse anche la forza eventualmente di processare se stesso sarebbe uno Stato non credibile, sarebbe uno Stato che per sempre potrebbe essere sottoposto all'arma di ricatto di chi in Cosa Nostra sa. Ne potremo catturare 10, 100, 1000 latitanti, uomini d'onore comune, ma fino a quando Cosa Nostra avrà la forza, attraverso le sue conoscenze, di ricattare uno Stato debole, noi non avremo mai debellato il fenomeno mafioso. Bene, in relazione alla società io percepisco invece degli aspetti prevalentemente positivi, fermo restando che non c'è la stessa tensione emozionata, diciamo così, del 92, ma insomma è anche comprensibile, l'onda dell'emozione dopo le stragi fa molto e creò spontaneamente un movimento ampissimo, poi questo movimento si è un po' perso, ha perso consistenza numerica, ha perso tensione, sono rimasti, diciamo, pochi se vogliamo, ma si è però è cresciuto un movimento però stabile, un movimento diciamo meno spontaneo, meno comitati dei lenzuoli per dire, cioè iniziative estemporanee, ma più associazioni di volontariato, più associazioni da Libera fino ai ragazzi di Dio Pizzo, fino alle Leggende Rosse, e cioè un fiorire di iniziative spesso provenienti dagli studenti, dai giovani, che dimostra che comunque c'è un progresso, e questo progresso ha anche dato dei risultati concreti che gli imprenditori ad esempio cominciano a ribellarsi al racket del pizzo, molto più di quanto non si facesse 20 anni fa, quando Libero Grassi rimase solo, venne ucciso. Oggi gli imprenditori sono diventati 5, 10, 20, 100, sono circa 100 gli imprenditori in Sicilia che hanno rinunciato a pagare il pizzo e che denunciano, 100 sono ancora pochi, naturalmente rispetto a tutti i commercianti, però sono tanti rispetto al solo Libero Grassi di qualche anno fa. C'è però per fortuna una parte ancora minoritaria del paese, ma che cresce, che ha voglia di capire, voglia di verità, voglia di giustizia, il cui sostegno noi sentiamo, ed è il sostegno che ci dà la forza di andare avanti, perché noi riteniamo che questa sia la parte migliore di un paese che deve conservare la memoria di quello che è accaduto e che non può accontentarsi di verità parziali. Distanza! Distanza!
L'agenda rossa è un po' il simbolo, secondo me, della nostra lotta. Cioè l'emblema di come sia, di come lo Stato abbia nascosto per troppo tempo qualcosa di terribilmente importante, di come lo Stato abbia protetto l'antistato, di come lo Stato si sia avvicinato all'antistato proteggendolo, e uno Stato che protegge l'antistato automaticamente non protegge lo Stato, non protegge se stesso, e quindi non protegge me, non protegge noi, non protegge i cittadini, non protegge le persone oneste. E se questa agenda rossa, se venisse fuori, se la verità venisse fuori, probabilmente lo Stato potrebbe incominciare a proteggere noi e smettere di proteggere l'antistato. Quanti anni hai? 14. La scorta civica nasce come primo sit-in il 23 gennaio di quest'anno. Siamo scesi in piazza di seguito alle intimidazioni che ha ricevuto il dottore Tona, ma siamo scesi in piazza per difendere insieme al dottore Tona quello che lui rappresenta, cioè la parte sana delle istituzioni, il nostro desiderio di verità e giustizia. Ecco perché noi scenderemo in piazza tutte le volte che ci sarà da difendere idealmente i nostri magistrati, da Tona all'Ari, a Ingroia, a Di Matteo, a tutte le persone che oggi lottano onestamente contro la mafia e che mettono a repentaglio la propria vita. Perché non succeda più quello che è successo al giudice Paolo e a Giovanni Falcone, che non succeda più questo, loro non saranno più soli, perché oggi ci siamo noi. Ci siamo noi con le nostre agende rosse, il nostro scudo. Soltanto diminuendo la criminalità nel sociale possiamo difendere i nostri giudici e far sì che per la mafia uccidere un magistrato non sia poi così conveniente, se poi siamo centinaia di migliaia a lottare attivamente contro la mafia. La scorta civica si pone proprio come obiettivo quello di difendere simbolicamente e socialmente i nostri magistrati da questo tipo di, diciamo, da questo tipo di attacco che poi alla fine viene dalla società. Noi idealmente ci poniamo a scorta di questi giudici, ancora una volta è vero quello che si è detto, le idee di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone cammineranno sulle nostre gambe. Oggi questa agenda rossa deve essere per noi la voglia, il desiderio, la volontà di fare giustizia, di fare verità, perché si possa consentire a te, Salvatore, di piangere tuo fratello, che idealmente è nostro fratello. Lei sta scrivendo un nuovo libro che dovrebbe chiamarsi Il labirinto degli dèi. Nel labirinto degli dèi. Nel labirinto degli dèi. E al Salone del Libro di Torino ha dichiarato di aver pensato a questo titolo perché nel corso della sua esperienza professionale le è sembrato di trovarsi in un labirinto. E in momenti di maggiore sprint delle indagini ha pensato di uscire da questo labirinto. In questo momento, a che punto siamo del labirinto? Bella domanda. Come ogni labirinto, purtroppo è così, hai spesso l'impressione di trovarti alla fine, ti sembra di dover voltare l'angolo, appena volti l'angolo sei fuori. Quindi io ho questa sensazione, però il rischio che voltato l'angolo invece di trovare l'uscita dal labirinto mi ritrovo con un altro corridoio, il rischio c'è. Ai miei figli, ancora troppo piccoli perché possa iniziare a parlargli del nonno, vorrei farglielo conoscere proprio tramite i suoi insegnamenti, raccontandogli piccoli ma significativi episodi tramite i quali trasmettergli i valori portanti della sua vita. Caro papà, ogni sera, prima di addormentarci, ti ringraziamo per il dono più grande, il modo in cui ci hai insegnato a vivere.